Allora, in questo ipogeo ci troviamo nel frantoio della famiglia D'Addona. La famiglia D'Addona, per come l'ho conosciuta io, era la famiglia di un farmacista e si chiamava Don Federico D'Addona. Aveva due figli, Alba e Lillino, che dopo il 1965 sono andati via da Montecalvo. Quindi il padre l'ha portato via, ma morì perché era avanti in età, si era sposato anziano, quindi è morto dopo il 65, e la madre di questi ragazzi, quindi la moglie di Don Federico D'Addona, era di Montefalcone. Loro vendettero tutto qui, hanno venduto tutto il palazzo, e era una famiglia di borghesi montecalvesi. Il fratello di Don Federico D'Addona era un medico, il quale morì di una malattia professionale, si potrebbe dire, cioè andò a visitare una bambina qui per il trappeto che aveva la scarlattina. Lui fu contagiato e dopo qualche giorno è morto. Quindi è morto di scarlattina che ha contratto facendo visita a una piccola paziente. In questa grotta, in questo ipogeo, c'era il frantoio della famiglia D'Addona dove venivano lavorate le olive, cioè schiacciate, e lì c'è la base con le macine adesso sono praticamente riverse, una a terra e una sul pianale della base su cui venivano poste le olive e schiacciate da queste macine. Ci dovevano essere anche le presse. Questo tipo di frantoio si può dire che sia un frantoio familiare, perché i D'Addona erano proprietari di terreno che era soprattutto verso la collina dei Mauriel, le Mauriegge. Ecco, questo perché me lo diceva la figlia Alba, che la sua famiglia aveva terreni da quelle parti con tanti uliveti, e quindi ogni famiglia borghese aveva il proprio frantoio perché macinava prima di tutto le proprie olive. Poi ci sono stati altri che facevano fare questa lavorazione dagli operai che venivano ingaggiati per il periodo novembre-dicembre, quando si dovevano frangere le olive. E quindi facevano pagare in base al quantitativo di olive che si macinavano, diciamo che si schiacciavano. E questo frantoio probabilmente veniva fatto funzionare con un asino, cioè c'era una barra a cui era legato un asino che metteva in moto queste macine che giravano poi su questo circolo di pietre. Naturalmente le olive non erano lavorate così come succede oggi. Oggi le olive appena raccolte possono essere portate al frantoio e se ne ricava subito l'olio, che è un olio extravergine e quindi sano. Mentre fino a 40, 30, 40 anni fa c'era il sistema che le olive, per portarle al frantoio, bisognava farle morire. Cioè morire significava che le olive venivano ammucchiate in un certo posto, e queste olive dovevano marcire praticamente, perché io ricordo da bambino che c'era anche la muffa bianca, quindi marcendo le olive si separava già nella polpa di queste drupe, perché l'oliva è una drupa, si separava l'olio dall'acqua di Quern, si chiamava, cioè la parte acquosa di questo frutto. E quindi era facile, dopo averle schiacciate, separare l'olio da quest'acqua. Però io penso che quell'olio non fosse molto sano, perché sicuramente nelle molecole si erano alterati gli atomi di carbonio, insomma, e quindi era un olio che alla lunga poteva anche far male alla salute, quindi era un olio secondo me un po' morto, mentre oggi è un olio vivo, ecco perché è extravergine. Quindi loro avevano bisogno di acqua calda, cioè dopo aver schiacciato le olive, queste venivano poste nei fiscole. In Montecalvese erano le fiscole, si chiamavano. Erano dei dischi
aperti all'interno, quindi diventava doppia camicia. Questi fiscoli, una volta pieni, venivano posti su una base della pressa. Quindi venivano impilati, adesso non so quanti fiscoli si dovessero impilare, 10, 15, 20, e poi si metteva un coperchio della pressa e si avvitava. Questa pressa si faceva avvitare e quindi si separava il liquido dalla parte solida delle olive. E quindi questo liquido era composto dall'acqua che era nella polpa e dall'olio. L'olio galleggiava e quindi veniva un operaio. Veniva raccolto quest'olio da un operaio con un barattolo che si chiamava la giarra, era di solito, anzi era una giarra, io l'ho vista e l'ho anche fotografata da Manganiello. Manganiello è uno degli attuali gestori di frantoi, allora si chiamava pure lucendimetro, lo chiamavano anche lucendimetro, quindi il frantoio è ancora, quindi ho fotografato questa pala a mano, una pala diciamo, a mano che serviva per raccogliere l'olio dal recipiente in cui si separava. Quindi aveva bisogno di acqua calda. Infatti qui c'è un camino, la cimenia. Questa era la cimenia non per scaldare la casa o per farvi pranzo. E ho visto che c'è anche la catena, cioè dal camino scende una catena a cui si legava una caldaia. Quindi si legava una caldaia che si riempiva. Quindi continuamente dovevano loro scaldare acqua, perché l'acqua calda separava l'olio dall'acqua della polpa di oliva. E quindi poi naturalmente si diceva quanto hai fatto a quintale, quindi era la resa, e il prezzo era, non ricordo se era fissato in base, penso che fosse fissato in base alla quantità di olive che erano state lavorate qui nel frantoio. Ecco, il motivo per cui si adoperava questo sistema arcaico di separazione dell'olio dall'acqua delle olive dopo aver fatto per le olive era perché praticamente se le olive fossero state schiacciate come succede oggi, cioè subito dopo la raccolta, usciva pochissimo olio. E quindi il modo per allora arcaico per separare l'olio dall'acqua delle olive, che era l'acqua di Guerno, ecco, molto acida tra l'altro, era quello di farle morire e poi schiacciarle in questo modo, quindi arcaicamente, mentre oggi è tutto diverso, oggi mi pare ci sia la centrifuga, quindi praticamente viene tutta la lavorazione fatta con un frantoio meccanico in acciaio inossidabile, quindi in acciaio inox, e quindi è tutto un sistema che è anche un sistema che praticamente favorisce un prodotto sano e quindi che non danneggia la salute delle persone. Quindi quando si lavoravano le olive, questi ambienti erano pieni di fumo, ma non era fumo, era il vapore, quindi era la nebbia. Qui dentro c'era una nebbia, cioè il vapore dell'acqua calda che veniva poi versata sui fiscoli schiacciati proprio per separare l'olio da questa acqua delle olive. E quindi poi questi fiscoli, una volta che la spremitura era compiuta, quindi si smontavano dalla pressa e questa sanza veniva tirata via, che poi era anche il combustibile per scaldare l'acqua nella caldaia. Quindi all'inizio loro scaldavano con la legna. Poi invece era la sanza che, essendo una materia legnosa, perché dentro c'erano gli ossi schiacciati delle olive, una materia legnosa e anche un po' polposa, quindi che però praticamente era un buon combustibile perché era comunque oleosa, era rimasta impregnata di olio. Ecco, qui era un via vai di gente e lavoravano squadre di uomini ingaggiati dal proprietario del frantoio. Ecco che i miei ricordi risalgono praticamente agli anni 50 e all'inizio degli anni 60, quando io ho studiato in questa casa, nella casa della famiglia D'Addona, nel 1965, cioè l'anno in cui poi mi sono diplomato. Studiavo con la figlia di Don Federico D'Addona, che era Alba. Poi ci siamo diplomati, io sono andato all'università, loro se ne andarono a Roma. Ricordo che lei fu assunta dall'Ordine Nazionale dei Farmacisti, perché essendo iscritti all'albo il papà, fratello medico, eccetera, da tanti anni all'ordine,
quindi spettava alla ragazza, un figlio di questi spettava di essere assunti. Quindi la ragazza fu assunta e lavorava, quindi ha lavorato, lavorava presso l'ordine dei farmacisti a Roma. Il fratello invece, come me, si iscrisse all'università, che era più grande di me di 3 anni, mi pare, si iscrisse all'università, si è laureato e non so se sia ancora in servizio, ma è stato funzionario al Ministero del Tesoro, però mi pare che fosse a Bologna, quando io lo ricordo. Lui sposò una ragazza di Trevico e, pur conservando una tomba a Montecalvo, quindi qui sono venuti raramente, forse solo per onorare la memoria dei defunti della famiglia, hanno la tomba a Montecalvo, la tomba d'Addona, però lui mi diceva, un amico comune, che quando veniva giù per le ferie se ne andava a Trevico, che è il paese della moglie, un paesino oltre a Riano Irpino. Ecco, io li ho persi di vista, non ci siamo più visti praticamente da quella epoca lì, però il frantoio già non funzionava, quindi il frantoio era stato dismesso diversi anni prima del terremoto del 62. Quindi il terremoto del 62, un terremoto che è stato relativamente distruttivo a Monte Carlo, cioè le case sono state danneggiate ma non sono crollate, non ci sono stati crolli a Monte Carlo, tranne un crollo solo che io ricordi, però le case erano più o meno tutte inagibili. E quindi questo frantoio era stato dismesso parecchi anni prima del 962. Infatti io non ne ricordo il funzionamento, mentre ricordo il funzionamento di altri frantoi delle famiglie borghesi, come quello di Pietro Cristino, che sta in Corso Umberto, praticamente verso la piazza San Bombilio, sotto la farmacia. Ricordo il frantoio Altieri, che era qui nella piazza della chiesa del Carmine, quello di dietro su Corso Umberto della famiglia Santo Suosso. Poi ricordo il frantoio di Tonia Ucelli, che lo teneva prima, mi pare si chiama Corso Europa, dove c'è un forno, era Forno Fierro, adesso non so come si chiami, e comunque sotto il Palazzo Giangone, e poi fu trasferito in via Sant'Antonio, cioè verso il convento. Ecco, altri frantoi personalmente qui non ne ricordo, in paese. Comunque questi però erano funzionanti, io ricordo da ragazzino il funzionamento del frantoio Cristino, il funzionamento del frantoio Altieri, quello di Tonia Ucelli e quello dei Santo Suosso. Ecco, l'economia era un'economia arcaica, quindi si producevano olive e si doveva comunque portarle a questi frantoi. Ecco, e le famiglie più benestanti avevano i frantoi di famiglia, dove però talvolta facevano lavorare il frantoio anche per terzi, e quindi praticamente insomma anche altri potevano accedere, perché i contadini che producevano le proprie olive da qualche parte dovevano portarle a macinare. Questa si può dire che è una civiltà sparita. Quindi come sparì all'inizio del Novecento, o diciamo della prima metà del Novecento, quella dei mulini, quindi i mulini che stavano lungo i ruscelli, qua, lungo i piccoli fiumi del paese, anche quella poi sparì.